quasi nessuno visitava le poche pietre rimaste di una basilica paleocristiana, prima che un nuovo linguaggio ritornasse a darle voce e vita. Questo dietro di me cos'è? Cos'è? Un rendering? Un effetto grafico? È una vera ricostruzione di una basilica paleocristiana, ricostruita sulle sue fondamenta. Arte, archeologia, bellezza e narrazione, tutto insieme in un territorio unico. Qui vi siete inventati una strada nuova che nessuno aveva pensato prima anche. Nel 2016 abbiamo inaugurato questa nuova opera. Abbiamo dato forma alla storia. Però così permettete a tutti di avercela un'idea, no? Si può dire quasi un esperimento che è stato fatto in Italia, perché fino adesso la soprintendenza, il ministero è sempre stato molto di tutela, quindi sembrava quasi un po' profanare un luogo sacro, mentre noi abbiamo voluto dialogare con il passato, ma con un'opera del presente, con un'opera del futuro. È un'opera che ci dà la possibilità, appunto come hai detto tu Emilio, ci dà la possibilità di leggere quello che c'era un tempo. Questa magia l'ha fatta Edoardo Tressoldi, scenografo, artigiano, artista, che a soli 28 anni e con della semplice rete metallica ha creato un'opera d'arte e cambiato per sempre il concetto di narrazione in archeologia. Mi dici quando sei arrivato la prima volta davanti alla rovina di Siponto, lì cosa c'era e cosa hai pensato? Come l'hai vista già realizzata la tua opera? Allora, Siponto subentra nel mio percorso come una storia incredibile, cioè per me quello era il progetto della vita. Io ho iniziato il mio percorso lavorando con i figurativi e facendo un lavoro sul paesaggio. Mano a mano, dalla figura umana, ho cominciato ad allargare la scala e ho cominciato a immaginare di poter costruire delle architetture trasparenti che potessero costruire un dialogo tra gli elementi, tra il disegno fisico delle forme e gli elementi del paesaggio. È un dialogo tra gli elementi che aiuta il dialogo nella nostra testa, perché ricostruisce il passato direttamente davanti ai nostri occhi e la conoscenza, almeno quella iniziale, diventa così alla portata di tutti. Prima era bellissima area archeologica, senza ombra di dubbio, però prima di venire dovevi proprio studiare, perché per capire un'opera ci devi entrare dentro. Qui invece c'è gente che la studia direttamente, viene qui se la studia, se la vede e poi anzi torna e va a approfondire. Nel momento in cui riusciamo a costruire un linguaggio anche più semplice per farlo arrivare, non vuol dire alleggerire i contenuti, vuol dire alleggerire i mezzi. Scrivere un messaggio d'amore con un SMS e scriverlo con una penna non cambia l'intensità dell'amore che tu stai creando. Questa è un'opera che dipende anche dal momento in cui la vedi, nella giornata, ma non solo nella giornata, anche nell'arco dell'anno, della stagione, perché c'ha sempre degli effetti diversi. Allo stesso albero lì dietro, è stranissimo vedere un albero dentro, dietro un'opera, non si riesce più a capire neanche cos'è. Ma il bello appunto è che si percepisce l'opera, si percepisce il volume, però rimane questa trasparenza.
Chi abita dentro una basilica? I monaci. E questi sono i monaci di rete metallica incorporei di una basilica incorporea. La cosa bella è che si possono toccare. Non rovinare, ma toccare sì. Chi viene qui poi resta affascinato, si fa la foto con queste sculture, le può appunto, come dicevi prima, tu le puoi toccare. Finalmente un'opera no, si è, può toccare, sì, no? Non è ingabbiata in una teca di vetro, è aperto, è molto disponibile proprio alla fruizione, non solo visiva. Quest'opera, perfetta per scattare foto che porteranno altre persone a scoprirla, ha messo d'accordo tutti, ricevendo premi sia dal mondo dell'architettura che da quello dell'archeologia, con l'orgoglio di creare qualcosa di nuovo da lasciare alle nuove generazioni. Noi adesso stiamo tutelando, raccontando e portando avanti con orgoglio il racconto di tutto quello che c'è stato prima, però dobbiamo anche avere la forza e la capacità e il desiderio di voler dire, ecco, adesso facciamo questo e lo facciamo come nessun altro nella storia dell'umanità l'ha fatto, no? Però questa, ripeto, non va letta come una costruzione, questa non è una costruzione, questa è una narrazione, certo. È diverso. Si può costruire un luogo per il suo potenziale emotivo. Io non sto portando avanti la storia della Basilica di Siponto mettendo delle informazioni, dei dati, perché i dati sono freddi. E l'uomo porta avanti delle informazioni e ha una memoria selettiva per quello che gli provoca delle emozioni. Quindi io ti posso portare in un posto e raccontare la storia esatta di quel posto, ma se quel posto non ti emoziona, quel posto lo dimentichi in pochissimo tempo. Soprattutto in un'era che è questa, che è un'era fatta non di conoscenze e di contenuti, ma è fatta di sensazioni. La prova che questo tipo di narrazione funzioni sta nei numeri. Prima i visitatori erano poche decine, mentre oggi sono 80.000, che rendono questo sito il più visitato della Puglia dopo Castel del Monte. Quando un sito archeologico o un museo sa raccontarsi davvero, si realizza pienamente la democrazia della cultura e si creano nuove opportunità di lavoro per un'economia buona di cui l'Italia ha bisogno. L'arte deve servire a più scopi, quello di far sentire di tutto le proprie radici, quindi la propria identità, ma poi anche per fare indotto, per fare economia, per far vivere un territorio.